Vediamo ora le immagini del principe, cioè i modi in cui Augusto venne rappresentato nelle statue ufficiali. In genere si può osservare che egli appare sempre sereno e pacato, nella sua stilizzazione classicheggiante. Diverso è il caso del primo ritratto che vediamo. È un busto che risale all'epoca in cui Ottaviano non si faceva ancora chiamare Augusto e risale all'epoca della battaglia di Azio, o comunque più o meno fra il 35 e il 30 a.C., ed è conservata ai Musei Capitolini. Vediamo il giovane e bello Ottaviano in un ritratto di tipo ellenistico, teso nella volontà di conquista del potere e di affermazione di se stesso. Infatti ha le sopracciglia aggrottate che gli danno un'aria pensierosa, non rilassata e serena. In questo busto già porta la tipica acconciatura, con le ciocche mosse che si aprono sulla fronte a tenaglia. Questo invece è il famoso Augusto di Prima Porta, conservato nei Musei Vaticani, e chiamato così perché proviene dalla villa di Livia a Prima Porta a Roma. Infatti Livia volle questa copia in marmo da un originale in bronzo per decorare la sua casa dopo la morte del marito. La statua, alta 204 cm, è nota anche con il nome di Augusto Loricato, dalla Lorica, la corazza militare che indossa, che fra poco vedremo che ha una particolare decorazione. La statua fu realizzata sicuramente dopo il 20, e cioè dopo la vittoria di Augusto sui Parti e la riconsegna delle insegne di Crasso, evento rappresentato sulla corazza. Probabilmente la datazione è intorno all'8 a.C. Vediamo Augusto nelle vesti di un condottiero che ha il braccio destro levato, come a chiedere silenzio, mentre nella mano sinistra teneva una lancia che è andata perduta. In basso c'è un piccolo Eros che lo accompagna, cavalcando un delfino, che serve a ricordare che Venere fu sua progenitrice. Infatti anche Eros, il dio dell'amore, è come Enea, figlio di Venere. La particolarità di questa statua è che è stata concepita per farla somigliare nella posa, nel corpo e nelle fattezze al famoso Doriforo di Policleto, che vedete sulla destra, il cui originale risale al 450 a.C. Policleto scolpiva il bronzo, ma le sue opere sono giunte fino a noi grazie alle copie di marmo fatte nel tardo ellenismo o in epoca romana. Doriforo significa portatore di lancia e raffigura forse un eroe o forse un atleta. Ma perché è importante? Perché con questa statua Policleto ha messo in pratica i suoi studi per la costruzione di una figura umana perfetta, in cui tutte le parti del corpo sono in esatta proporzione fra di loro e quindi c'è un rapporto numerico fra le parti che coinvolge perfino le dita. È una cosa stupefacente, e questo lo sapevano bene Augusto e i suoi contemporanei, che evidentemente vedevano in Policleto l'artista che maggiormente aveva saputo dare alle sue statue eroica grandezza e dignità intellettuale. Il richiamarsi al Doriforo quindi assicurava ad Augusto una certa autorità e credibilità d'immagine. Il Doriforo, che è stato spesso considerato come l'ideale della classicità, divenne il prototipo delle statue loricate romane. Vediamo ora la già accennata decorazione della corazza. Al centro c'è il re dei Parti che restituisce le insegne di Crasso ad una figura che forse è da identificare con Tiberio, nelle vesti di generale. Ai lati ci sono le personificazioni della Germania e della Pannonia, territori annessi da Tiberio, e due divinità identificate come Apollo e Diana. In basso troviamo la terra, semisdraiata, con una cornucopia ricolma di frutti che tiene in grembo due bambini, quindi la classica iconografia che abbiamo già visto sulla Rapacis. In alto altre personificazioni. Sotto la volta del cielo, il sole conduce il suo carro e la luna lascia lo spazio ad Aurora che versa gocce di rugiada da un'anfora. Dunque la vittoria sui Parti appare collocata in uno scenario cosmico e Augusto sembra l'esecutore di una volontà divina, così che si esalta ancora di più la sua dignità morale. Vediamo ora un'altra celebre statua, che è l'Augusto con capo velato, o Augusto di Via Labicana, dove è stata rinvenuta. Si trova oggi al Museo Nazionale Romano, a Palazzo Massimo alle Terme. È datata tra il 10 e l'1 a.C., oppure all'inizio del primo secolo d.C., ed è alta 217 cm. Raffigura Augusto come pontefice massimo, carica che assunse nel 12 a.C., lo stesso anno in cui morì Agrippa. Sta celebrando un sacrificio, con il capo velato da un lembo della toga, pratica di cui abbiamo parlato prima, e anche se le mani sono perdute, molto probabilmente con la destra reggeva una patera. Notevole è la resa della toga, che ricade in ricche e morbide pieghe. Augusto qui esprime il tipico atteggiamento romano della pietas, termine che ha molti significati, tra i quali la devozione totale verso gli dei.
Il suo volto è sereno e austero, sembra quasi stia meditando, esprime saggezza. Pur essendo a questo punto già avanti con l'età, è stato ritratto come se fosse ancora giovane, con gli zigomi sporgenti. L'artista accenna appena alla vecchiaia con il leggero infossarsi delle guance. Questo perché il codice dell'arte ufficiale di questo periodo imponeva, come abbiamo già visto, la perfezione, la bellezza classicheggiante, l'espressione dell'eternità, eternità del nuovo ordine istituito da Augusto. Passiamo ora ad un cameo in onice, famosissimo e di pregio, conservato a Vienna. È la cosiddetta Gemma Augustea, che risale al 10 d.C. È divisa in due registri. Nel primo è la scena della glorificazione di Augusto, seduto su un trono accanto alla dea Roma in armi. E poggia i piedi su di un trofeo, uno scudo, simbolo di pace, vicino al quale c'è un'aquila. Viene incoronato da Oicumene, che è la personificazione delle città dell'impero e quindi della civiltà. Dunque la civiltà con questo gesto dona il potere universale al principe, che diventa dominatore del mondo al posto di Giove, di cui assume le sembianze e gli attributi, come l'aquila. Poi ancora ci sono la terra, con la cornucopia e i soliti bambini, e l'oceano, barbato. Augusto guarda verso una scena di trionfo, probabilmente quello celebrato da Tiberio nel 7 d.C. per la sua vittoria sui Germani. Dietro al carro c'è una vittoria alata, che è appunto la dea della vittoria, la Nike dei Greci, raffigurata con le ali appunto e legata dapprima alle vittorie atletiche e poi a quelle militari. Infine c'è un altro personaggio che probabilmente aspetta di compiere le stesse imprese e dunque potrebbe essere Germanico, nipote di Tiberio che doveva essere suo successore. Nel registro inferiore invece c'è una scena di sottomissione dei barbari, molto violenta. Si nota infatti la donna sulla destra che viene tirata per i capelli. Sulla sinistra viene innalzato un trofeo. Dunque in questo cameo si esalta ancora una volta Augusto come garante di sicurezza attraverso le azioni militari. Adesso la domanda da porsi è: perché Augusto, che come abbiamo già detto più volte era così attenta a fingere un rispetto per le istituzioni repubblicane, è qui ritratto nelle vesti di un dio, ma non un qualunque dio, bensì il re degli dei, con potere universale? Perché la Gemma Augustea non è di committenza dello stesso Augusto, ma di un personaggio di rango che voleva fargli un dono. Perciò questa raffigurazione così esagerata del principe non era considerata offensiva, una violazione degli ideali repubblicani, ma semplicemente un elogio privato. L'iconografia celebrativa, infatti, proponeva l'imperatore e la sua famiglia come incarnazioni delle migliori virtù, appartenenti solo agli dei e agli eroi. Per questa volta finiamo qui, ci vediamo alla prossima!